Emergenza sanitaria coronavirus. Dottor, buongiorno, Rocco Loria di San Giovanni in Fiore, sono la panna e patapalla, sono sempre io. Ah, signor Rocco Loria, buongiorno. Dottor, scusate, si vede subito, pure di domenica. Signor Scatriato, dottor, non mi sento bene, è detto l'unico che mi può dare una mano, è che è l'uratore Ruconovix, che io ci rompo sempre. Va bene. Che avete? Ditemi che avete subito, andiamo al sodo che devo lasciare il telefono Non libero. posso andare da nessuna parte, né allo sodo, né alla ghiaccia, né fuori, non posso andare a nulla a parte, Andiamo mi al scatterà. sodo, andiamo al sodo. Non ci posso dire, dottore, io già sono nervoso per il cazzo mio. Non posso andare a nessuna, all'uovo Ditemi quello sodo, che avete, pure ditemi quello che avete, ditemi quello che avete. questo sodo. Dottore, se mi fate parlare, che è un ricco che mamma mia, Anch'io, Catrea, mamma mia, signor Loria, anch'io sono un essere umano, anch'io sono nervoso, anch'io sono stanco di questa situazione, perciò le lo dico, so, ma chiudiamo il telefono e no, se ne parla il giovane. dite che avete, così facciamo la prova. Se siete stanchi non potete parlare, capite, se lo avevano alle mani, giuritelo, che No, io non voglio mai nulla. no, Io no, no. signor per la cosa che voglio mai nulla, magari mi faccio mai io, ma andate, non ce ne voglio fare. Ha Va capito che voglio dire? bene, va bene. Nella parola intrinseca, ha capito, sì? Mamma mia, aspetta, aspetta che mi stai girando. Ui, cazzo, ma Ma posso muovere giù? Ma che è successo? dottore, Che vi è e che è successo? successo? Aspetta, mamma mia, aia Catrea. Ieri, a Santella, Santelli, Santelli. a Presidente della Regione Santelli, Santelli, onorevole Santelli. Santelli, una in Santella, basta, ha fatto un altro coso, un'altra vecchia, Sì. come chiamano, se ci come Decreto, chiamano, decreto, decreto. è così, e tra tutte le cose che c'erano scritte pure che si poteva dire la Funci. Sì. Ma io come un cazzone stamattina non mi alzo alle 5 e vai a Funici. Dottore mio, hai girato tutte le montagne della vita. Sì. Tutte le montagne della vita hai girato, dottore, mi dovete credere. Ai, aspetta. Aspetta, come posso manco girare, cioè. Signorita Funci, ha capito che voglio dire? Io che c'entro col fatto che siete andate a Fungi? Che c'entro io? No, ecco, signor Scatriato, però, mo, vedano un po' come ci aiuta a capo pure a me. Mettetevi un po' di Voltaren se avete dolori, Voltaren. Perché mi porta, non mi posso portare proprio, come non mi posso votare. Voltaren, la pomata sulla parte, mettete un po' di... Sulla parte qua, e trovare una vasca e mi ci fare un bagno con questa pomata. Sono tutto dolore. Ha capito che voglio dire, dottore? Vabbè, Ma vedana. provate un momentol. Eh sì, mo me do la mia. Vedete che sta dicendo come do la mo? Mo me do, Un sì. E Momentol, basta. un antinfiammatorio, un Momentol. Devo aspettare un momentol. Mamma mia, va bene, andate avanti, signor Roccolori, andate avanti, ok. Ma vedete come c'è il signor caduto pure lui a saccare cosa, ma se allora ha fatto sul decreto che se poi gira Funci, ma se mi allumise maio, dottore. E quando mai ci sono state Funci allumise maio? E che ne so io, i funghi a maggio non ci sono stati mai. Non c'è una funzione, io come un cazzone, e così come chissà cosa ha fatto il decreto, e pensato, forse è un esagerante sui che ha visto come cancellare il mondo, Sì, le può essere. cose cambiano in un momento all'altro, e dico, o forse magari avrà mandato quasi mente a ella e ci ha fatti piantare, e che forse escano. E ho detto, ma fammi dire. Mi hai fatto una catta di culo, dottore mio, hai girato tutta la sera, ma hai trovato una bella puncia, capito che voglio dire, dottore? Sì. E mo, signor Scatriate, mi servirebbe una cosa per vedere se... Ai, come posso girare proprio? Ma Mamma mia! che avete? Che avete? Avete uno stiramento?
Uno? Uno stiramento. No, un addolamento, come si dice, dottore. No, i muscoli, come pure sul fatto che erano quasi 3 mesi chiusi con la quarantena alla casa. Sì. Quindi una picca per allenamento c'era, e camminare, e camminato con le trempe, con le pallone, perché eri tu forse che non c'è nessuno, poi c'eri tu fammi aprire ancora a parte, se era passata ancuna e l'hanno trovata, eri tu fammi ieri ce l'ho danno e mezzo, non sa che non c'è terrasse, che pece a seccare, scendere a seccare, che beria che butta, non mi posso muovere niente. Ma... E quindi hai fatto sforzo non indifferente, ha capito che voglio dire? Ok, ok, ma e quindi che dobbiamo fare adesso, che dobbiamo fare? Fa un caffè. Dotto, che può fare? E chiamate per dire che mi posso pigliare. Vi ho detto, il dolore, per sfiammarlo prendete... Che avete a casa come antinfiammatorio? Oggi è domenica, non posso... Le farmacie sono chiuse. Prendete... Sono chiuse farmacie. Una tachipirina. Una cura proprio che se casa vinca, una cosa che ci posso mente, che ci posso seccare. Zenzero. Per esempio... Fatevi... Allora, curcuma e zenzero, prendete una pentola, una piccola pentola, fate bollire l'acqua e dentro metteteci zenzero e curcuma. Se cose zenzero e curcate le caluce e le tegno, se c'è mento, melanzane e broccoli e rapa, è lo stesso. Oddio mio. Non ti sente pure manco tu, no, 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 no. Come mi sento cavarcanico, nervi. I muscoli sono cavarca, aspetta, non posso parlare, amore. Non posso parlare, amore, dottor. Vabbè. Retino, ti ho detto, stai fermo, non muovere sul divano. E come signor Mosso, signor curatore, chiudi, cretino. Provate impacchi di camomilla. Provate impacchi di camomilla. Che ne devi fare se pacchi? No, io non sto bene, dottor. Ah, vabbè. Signor mio tentura, nipura mia. Signor Loria. Dottor. Non ci capiamo. Okay, e che sentiamo? Ma voi venite qua. Venite a dormire, non capito, venite a visitare. Ne sentiamo, non ti preoccupare. Che alla casa non c'è nulla, c'è capito. Io cotea, tu. Come posso muovere i ciuni? Che mi avevo passato per si fungi? Signor Loria, devo chiudere la telefonata perché il telefono deve essere lasciato libero per eventuali urgenze, emergenze. Hai capito con la capiscita? No. Hai capito? Però dovete potete essere più sinceri di me. No. Io queste cose non ne capisco. No. C'è un altro medico, c'è un funziologo. E allora era te ciucciaro e io l'avevo capita. Capito che voglio dire? Una buona domenica con tanto affettamento e tante salute alla casa, alla signora, alle figlie e a tutta la salute. Arrivederci. Ai.